Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Planet Crafter. Come al solito io sono Moshi Dai, benvenuti in questo nuovissimo video. Amici, mi raccomando, supportate se volete far andare avanti questa serie un bel mi piace. Facilissimo, lasciate un bel mi piace, poi un commento, continuate con i commenti perché li sto leggendo tutti. E come vedete, attenzione, new blueprint eccezionale. Mentre stavo dicendo che appunto i commenti li sto leggendo tutti, li leggo tutti, rispondo e li metto in atto soprattutto in game. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale su DJ Skitty e attivare la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Andiamo a vedere un attimo a che punto siamo. Liquid Water, mi stavo impappinando, e Lakes, 70, qualcosa per cento. Guardate la percentuale, molto più veloce, sento che sta piovendo. Usciamo un attimo a vedere, guardate qua. Eccezionale, eccezionale. Allora, off camera ho potenziato un attimo un po' tutto. Guardate qua, abbiamo ben 6-7 di questi. 7 di questi qua, poi qua ho messo un altro di questi. Lì ho spostato le turbine tutte là, ne ho aggiunte e le ho spostate turbine. Non turbine, Amon, non si chiamano turbine. Per la precisione queste non sono turbine. Drill, si chiamano drill. Comunque avete capito. Eccoli qua, i drill tutti in fila uno all'altro. Ho lanciato qualche missile, cosa molto importante perché mi serviva uranio, eccetera, eccetera. Ora da questa parte qua, sapete già, qua ho messo 4 di questi hitter. Da questa parte qua ho liberato un po' la situazione. E tra l'altro, guardate qui, c'è da creare un bel po' di cose. L'abbiamo visto nella scorsa puntata, in questa puntata faremo altro di questo, molto importante. Qua abbiamo tutta la parte del magazzino, diciamo. Lì ho sistemato la scritta che era sbagliata, forse ve l'avevo già fatto vedere. Poi mi avete scritto: ehi Amon, attento a una cosa importantissima, una cosa super importante, che forse era qua. Cioè che qua, da qualche parte, adesso non ricordo dove... Eccolo qua, il Lake Water Collector. Ah, ma non è un collezionabile, è un coso che si usa sul lago. Sì, avete ragione, avevo letto collection e non collector, anzi avevo letto mentalmente quello. Poi andiamo di qua, e qua ho messo le piantine, visto che ci servono, ce ne serviranno altre. Guardate qua, che bello da qua. Ma ora andiamo a vedere una cosa molto importante. Cioè abbiamo messo quei cosi qua, sostanzialmente, questi qua, il T1, adesso possiamo mettere anche il T2, ma vedete che serve il fertilizer, quindi è importante avere il fertilizer. Ma guardate qua quanta acqua che c'è, guardate quanta acqua c'è, guardate acqua e poi tutte queste cose qua, e guardate qua, alghe, amici, alghe. Oh, come si fanno le alghe? Si prendono ovviamente da questi cosi qui. Quindi andiamo sotto, sott'acqua, le raccogliamo un po', tutte quelle che riusciamo. Guardate che belle. E abbiamo l'acqua, guardate come il pianeta, lo stiamo terraformando alla grande, cioè proprio top, top, veramente top. Ma non è mica finita qua. Poi, in più vi dico una cosa, questo ho scritto anche agli sviluppatori per questa cosa, perché dovrebbe uscire a breve... Per quando sto registrando questo video non so ancora esattamente quando, però in teoria a breve dovrebbe uscire un aggiornamento. Questo aggiornamento che cosa fa? Sostanzialmente dovrebbe aggiornare anche i biomi in qualche maniera. Quindi io ho chiesto agli sviluppatori, ma non è che aggiornando i biomi poi devo rifare tutto da zero, essendo che sto portando una serie, eccetera eccetera. Mi ha risposto di no. Speriamo, speriamo. Ora comunque abbiamo queste alghe qui. Ne abbiamo tantissime. Tantissime. Io qua ho fatto altri, ovviamente osmium, sulfur, ovviamente altri di questi. Ossigeno e acqua, e ci ficcherei dentro anche questi. Adesso vado a recuperare anche un po' d'acqua. Poi magari vado avanti con gli armadi da qualche parte. Vediamo di capire. Da quello che ho capito, cioè giocando così, non serve avere una base enorme, non ha senso, non ha proprio senso averla enorme per ora. Quindi anche questa è già troppo grossa, perché in realtà vedete qua c'è tanto spazio per muoverci, forse troppo, però per ora lasciamo così. Qua servirebbe andare avanti di uno in realtà qua, in maniera tale da ampliare il magazzino, quantomeno ampliarlo di qua, oppure fare ad esempio questo.
Ora abbiamo anche il Biodome T2, abbiamo anche il Nuclear Reactor T2, cioè vogliamo non farli, certo che li facciamo. Allora, però per fare il Nuclear Reactor T2 ci serve Uranium Road ben 3, cioè, e qua ne facciamo qualcuna. Quindi la mia idea è quella di fare un altro bel bombardamento, al netto che poi servirà anche questo qua, che comunque possiamo farlo. C'è anche da dire una cosa, perché guardate qua e seguitemi. Nuclear Reactor T1 produce 86 di energia, questo qua ne produce 331. Servono 3 Uranium Rod, no, quindi le barrette di uranio, e ogni di questa ne ha una. Quindi se noi moltiplichiamo l'86,5 per 3, giusto per fare un calcolo così approssimativo, 8, 16, 24, 240, facciamo anche 270 stando largo. Questo qua, con tre barrette che recuperiamo di questo, produce molta più energia. Quindi non serve neanche andare a usare l'uranium, possiamo usare direttamente quelli che sono qua. Superalloy lo abbiamo, l'unica cosa da fare è l'explosive powder. Powder, eccolo qua, 2 sulfur, 1 iridium, lo facciamo subito. 2 sulfur e iridium. Dovrebbe essere qua da qualche parte, eccolo qua. È uno di questi. E ci facciamo subito questo. Subitissimo. Eccolo qua, vai. Alla grande, guardate qua. Oh là. Poi cosa serve? Poi servono 3 di acqua, che ce l'abbiamo, e un super alloy, che dovremmo averlo. Allora, 3 di acqua, 1, 2, 3. Grazie, mettimeli in ordine. E il super alloy penso che ce l'abbiamo. Sì, ok. Quindi in realtà adesso possiamo tranquillamente smontare tre di questi reattori qua per poi ricavarne uno che fa molta più energia. Quindi andiamo a vedere questa cosa qua. Ci muoviamo qua. Dovrei fare delle scalette. Dunque, per smontare, smonterei gli ultimi tre qua. Uno. Ok, due. E tre. Prima quanti ho detto che erano? Giusti. Allora, quanto occupa questo? Proviamo. È bello cicciottello, È bello cicciottello. Quindi smontiamo anche questo. Vediamo un attimo. È bello cicciottello. Andrebbe smontato anche questo in realtà. Ok, così lo possiamo mettere praticamente un po' al centro. Via, qua. Vai! Bel coso qua. Poi facciamo uno di questi, lo mettiamo qua. Dovrebbe ripartire già l'energia. Sì, è così. Addirittura ne abbiamo un altro, che piazzerei qua. Olè, così. Guardate qua che mostro. Mostro veramente questo. Adesso in teoria con altri tre di questi potremmo smontare e farne un altro. E io quasi quasi lo farei così. Siamo a posto un po' con l'energia. Vai, anche questo, bevi. Vedete quanto, anche quanto materiale riusciamo a recuperare facendo queste cose qua? E questo è molto importante. Allora, andiamo a vedere di farne un altro, sicuramente. Quindi, due di sulfur e uno di questo. Ne facciamo un altro, che male non fa. Poi andiamo un attimo anche in esplorazione, perché ci sono cose interessanti. Però prima sistemiamoci qua. Allora, poi altro. Ci abbiamo tutto praticamente. Dobbiamo solo smontarli e rimetterli. Poi andiamo a vedere quanta tensione abbiamo. Così per un po' l'energia elettrica non sarà più un problema. Poi devo comunque sistemare questa zona qua anche. Quindi, via questo. Via questo. Ci servirebbe un po'. Per metterlo di fianco qua. Ci servirebbe del ferro però. Andiamo a recuperare del ferro al volo. Adesso è spento tutto, giustamente. Però adesso riaccendiamo subito a go go. Iron 2. Prendiamo un po' di ferro, giusto? Anzi, magari qualcosina in più. Stiamo tranquilli col ferro. Che male non fa. Ferro fa bene, il ferro fa bene. Ok, allora mettiamocelo un'altra di queste, magari. Vai, e un'altra di queste, vai. Vediamo un attimo la situazione come dall'alto, perfetto. Prendiamo queste, serve un altro uranium rod, giustamente, rubiamolo da qua. Via.
Via di questo qua. No, per terra l'uranium rod non esiste. Via il ferro, via il ferro, via il ferro. Recuperiamo questi. Via, facciamolo subito, poi recuperiamo i materiali al volo. Mettiamolo abbastanza centrato. Ok, alla grande, vai, recuperiamo subito i materiali. Ma vuoi recuperare sto materiale o no? Non lo recupero. No, non lo recupero, ho sbagliato. Era rimasta buggata. Poi c'era del ferro qua, non so dove cavolo. Eccolo qua. Ok, molto bene, vai. Mettiamo questo qua. Adesso ne abbiamo due. Poi ne mettiamo un altro qua. Riesco a farcelo stare? Sì. Poi sarebbe bello metterlo sotto. Ok, per rendere un attimo la struttura più bella, diciamo. Ok, alla grande, guardate qua che bello. Ora ne abbiamo due di quelli, due ce ne stanno anche qua, una volta allungato questo, giustamente non abbiamo più iron, però una volta allungato sì, e possiamo mettercene altre due. E per un po' diciamo che siamo a posto, qua servirebbe un coso qua da mettere sotto, ma va bene. Andiamo qua, andiamo a vedere l'energia, andiamo a vedere anche la percentuale. Andiamo a vedere, siamo al 77,64 e qua 179 kWh, cioè alla grande, guardate quanto ne abbiamo di cose, ma con questi qua facciamo 663, cioè pazzesco, una cosa incredibile, fottutamente incredibile. Ora a questo punto potremmo fare anche questo. Questo qua però servono dei materiali un po' particolari, due fertilizer servono. E il fertilizer si fa con le alghe che abbiamo preso e l'eggplant, eccole qua, le famose zucchine, barbabie, chiamatele come volete. E comunque sulfur che noi abbiamo, quindi in teoria potremmo già farlo. Però serve anche il bacteria, anzi il, no, il bacteria, bacteria sample. Quindi servono 3, 6 di quelle, serve un po' di roba. Allora iniziamo a fare questi qua. Ok, direi di fare questi. Visto che già siamo qua, vai, vai e vai un cavolo perché me ne serve un altro. Vai di questo, altri di questi, un altro di questo e un altro di questo. Facciamo così. Vai batteria, no, mi serve un'altra acqua. E che cavolo, vai di acqua. E un altro di questi, così ne abbiamo un po' e li mettiamo qua e risparmiamo un po' nell'inventario. E già questi li abbiamo, quindi i batteria li abbiamo, abbiamo già superalloy, abbiamo il sulfur, ce l'abbiamo, dobbiamo fare solo il fertilizer sostanzialmente con 6 di alga e 4 zucchine. 4 zucchine, andiamo a vedere, il cibo dovrebbe essere qua, cibo alieno. Abbiamo solo due zucchine, quindi bisogna assolutissimamente recuperare le altre zucchine. Quindi va bene, possiamo farne uno di questi, il fertilizer. Ci serve il sulfur e poi dobbiamo anche andare a recuperare il sulfur, vai. E uno l'abbiamo fatto molto bene. Ora andiamo qui. Scarichiamo, no, non questo. No, non qua, andiamo qua, li mettiamo qua per ora, che sono quelli che ci serviranno. Uno di questi lo beviamo, mettiamo il super alloy, via, che abbiamo, mamma mia, abbiamo tanto super alloy adesso. Eccezionale. Ok, altre cose da fare, prima di andare all'esplorazione, potrebbe essere questo. Questo però, a parte il fertilizer che abbiamo fatto, serve il bioplastic nugget. Il bioplastic nugget si fa col mushroom. Il mushroom in realtà non l'abbiamo, cioè lo abbiamo ma non in grandi quantità. E anche lì servirebbe fare altre di queste. Questo è l'87%. Allora io aspetto che arrivi al 100% e poi andiamo un attimo in esplorazione. Recupero quelle così mentre vanno avanti e poi andiamo in esplorazione. Però mentre aspettiamo, vogliamo fare il jetpack T2, visto che abbiamo il T1. Il jetpack T2 è il jetpack T1, il superalloy, sulfur, osmium, cioè abbiamo tutto. Cioè, superalloy e vai. Osmium. Osmium.
Sulfur. Poi cosa cavolo serviva? Cioè, cosa cavolo serviva? Poi mi avete detto, ehi, sposta le robe sopra così non vai su e giù. Sì, però devo andare su e giù per lasciarle. Mi conviene usarlo così per ora. Alluminio. Per ora, Alluminio sta per finire. Quindi via il jetpack. Via il jetpack. E, signori, jetpack T2. Mica cavoli. Cioè, il jetpack T2. Propulsione più 170. Qua avevamo 150, 170. Cioè, non è che cambia di così tanto. Però, un po' di più è. Ci portiamo dietro un po' di acqua, che male non fa. E già che siamo qua, andiamo a vedere che le nostre piantine, presumo, siano pronte. Sì. Continuiamo a piantare. Vedete, e qua, in teoria, abbiamo già quelle altre. Però prima della fine della puntata lo facciamo. Il T2 qua, il biodome qua, T2... Dove cavolo è? Questo qua, il biodome T2, lo facciamo. Tanto abbiamo praticamente tutto. Però voglio andare assolutissimamente un po' in esplorazione prima. Ora, cibo alieno, lo buttiamo. Andiamo a vedere la percentuale, 81,96. Andiamo in esplorazione. Adesso abbiamo anche un po' di propulsione in più. Ma dove? Io vorrei andare da questa parte qua. Recuperare quella roba lì. Sì, in effetti propulsione andiamo un attimino più veloci. Andiamo di lì. Recuperiamo quella zona. Guardate anche qua l'acqua. Vedete che qua c'era un po' di canyon, un po'. Invece abbiamo recuperato un po' di roba. Cioè c'è l'acqua, quindi non si vede più il canyon. Ora recuperiamo questo. Ok, guardate, lì c'è un altro laghetto. Vedete? E qua sostanzialmente la zona dove si trova sia l'alluminium si può trovare, ma si può trovare anche poi il magnesio, si può trovare anche il sulfur dentro la grotta di là. Ma io vorrei un attimino esplorare per capire se c'è altro, perché in effetti sicuramente c'è altro, tipo quella costruzione che vedevamo là. Voglio andare a vedere che cos'è. E cos'è? Cos'è quella costruzione lì? Voglio andare a vederla. Assolutissimamente. Intanto sopra di me, guardate, siamo a 41,96. Cioè, vi ricordate la prima puntata che eravamo a 1? Beh, oh là. È un pezzo dell'astronave questa che si vedeva là. Tra l'altro con l'acquetta. Non male per mettere qua una base, comunque. Beh. Magari sopra lì, sopra la roccia lì. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe. Ora vediamo un po' qui. Facciamo subito qua la nostra base. Provvisoria come facciamo sempre. Vai. Mettiamo questa, vai. Recuperiamo ossigeno. Ah, là. E speriamo di trovare qualcosa di interessante dentro qua. Poi c'è anche ora l'astronave là da finire di vedere. Oh! Questi ottimo, così possiamo fare altri per l'ossigeno esterno. Qua smontiamo. E smontalo. Qui c'è un'altra cesta. Infatti con altre cose. Oh, guardate qua. Fantastico, via. Poi andiamo da questa parte qua. Qua non c'è una mazza. Porte chiuse. Qua un altro blueprint. Altre cose. Fantastico. Fantastico. Qua non c'è più niente. Questo si smonta, via. Quanto ci mette a smontare quel coso? Qua le porte sono tutte chiuse. Qua c'è altra roba. Ma abbiamo l'inventario pieno. Quindi via questo, via questo. Dentro l'alluminio, dentro questo. Via questo e via questo. Dobbiamo cercare di razionalizzare il più possibile. Qua c'è già acqua. Qua possiamo decostruire, togliere quello, decostruire. Qua si va anche sott'acqua, mamma mia. Bisogna stare attenti perché qua il rischio di morte è altissimo. Okay. Oh, lì c'è un'altra cassa con dentro altra roba interessante, quindi via questo, dentro qua. Questo è un 200%, non ci interessa per ora, almeno per ora. Ora guadagniamoci l'uscita prima di morire. Andiamo qua.
E proviamo ad andare a vedere sopra anche. In realtà abbiamo già l'inventario pieno, però magari qua da qualche parte c'è qualcosa di nascosto sopra lì. Perché noi siamo entrati da lì. Non so se possiamo andare su, non credo. Però, essendo che noi siamo entrati da qua, noi siamo passati sotto lì. E siamo arrivati probabilmente qui. Cioè, qua sotto c'è l'astronave imboscata. Ma probabilmente anche di lì c'è qualcosa. Recuperiamo un po' di ossigeno un attimo. E andiamo subito di qua. Qua bisogna scovare le cose. Bisogna scovarle. Scovarle. E lì sott'acqua. Si cela qualcosa sotto quest'acqua qua. Bisogna vedere, qua bisogna. L'esplorazione in questo gioco è una delle parti fondamentali, eh. Cioè, questo gioco è anche questo: esplorazione, trovare le ceste d'oro che ti danno tante cose. Le ceste blu ti danno cose, ma le ceste d'oro ti danno cose molto più utili. E scovarle tutte non è assolutissimamente facile. Per nulla poi. Per nulla. Sarebbe bello staccare tutti quelli lì che somigliano ai pannelli solari, qualcosa del genere assomigliano, forse sono luci esterne, però hanno, vedete, la forma alveare, forse più pannello solare che luce. Ok, ora abbiamo questo. Vediamo e torniamo, direi, verso casa. Assolutamente. Guardate lì, c'è un altro canyon, cioè ce n'è di roba. Ce n'è di roba da esplorare ancora in questo pianeta. Quindi capisco anche l'aggiornamento che voglia mettere nuovi biomi. In effetti qua, a parte il deserto e qualche bioma strano tipo questo, c'è poca di diversità. Però la diversità la creeremo anche noi. Probabilmente i biomi che aggiungeranno saranno conformi alla modifica che faremo noi di terraformazione, può essere. Poi una cosa che mi piacerebbe è che la terraformazione fosse sempre diversa, o comunque anche il pianeta che sia diverso, cioè nel senso creato diverso, oppure la possibilità di andarcene via dal pianeta e andare in altri, magari in questi qua vicini. Sarebbe una bella idea. Però il gioco è alla versione 0.4, 0.4.008, cioè c'è ancora tanto. Che cavolo c'è sotto qua? Una cassa d'oro! Imboscata sotto lì! L'ho vista la cassa d'oro, andiamo subito a prendere le cose. C'è una cassa d'oro imboscata sotto lì. Avete visto? Cioè, bisogna stare attenti a queste cose, cioè, incredibile. Allora, andiamo a svuotare tutto. Tutto. Forza, andiamo a recuperare lì la cassa d'oro. La cassa d'oro. Intanto ho svuotato un po' l'inventario e così almeno abbiamo spazio. Cassa d'oro che era qua. Al ponticello, nascosto sotto il ponticello. Quale ponticello? Per questo era? Sì, guardatela qua. Guardatela! Allora, abbiamo, vabbè, questa è l'effigie, 600% di questo, eccezionale. Questi materiali qua, sempre utili. Però anche questo, che ci dà un alluminio, un super alloy. Roba buona, mica, mica roba così al cavolo. Recupero anche un po' di silicio e andiamo a vedere subito la percentuale là, importantissimo. Poi con l'astronave lì, nella prossima puntata andiamo, la scandagliamo tutta. Poi bisogna scandagliare anche quella che abbiamo trovato là, perché magari troviamo in giro delle casse e altre cose. C'è roba, c'è ancora roba. Allora buttiamo dentro, innanzitutto mettiamo così. Ok, super alloy. E ne abbiamo un bel po', una grande, il silicio, non questo, e qua uranium, che ne abbiamo un bel po'. Razzi ne possiamo fare. Andiamo a vedere, 88,71%, in questa puntata voglio arrivare al 100, quindi andiamo. Ora qua, microchip, jetpack T3, abbiamo appena fatto il T2, facciamo già il T3. Ne abbiamo un altro però, decodifichiamo, no more blueprint, quindi praticamente il blueprint che abbiamo trovato qua, cippa, non possiamo più utilizzarlo perché siamo arrivati al massimo dei blueprint. Lo lascio un po' qua, diciamo, provvisorio.
Ora abbiamo tutti questi anche, quindi andiamo in ordine. Dovevamo fare il Biodome T2, due fertilizer. Andiamo a vedere le nostre piantine, se magari sono già cresciute. No, siamo al 68%, quindi non ancora. Prendiamo sta luce e andiamo qua, cibo alieno. Abbiamo due di queste che ci servivano per fare il fertilizer, se non erro, sì. Il sulfur, molto bene. E le alghe 1, 2, 3 e vai. E un altro fertilizer. Vai, fatto. Olè, siamo a due fertilizer. Quindi andiamo a recuperare anche questo fertilizer. Tre di queste, se non erro. No, erano solo due. Molto bene. Due di queste. Poi super alloy 2. Vai di super alloy, Amon. Grandissimo. E poi abbiamo uno di sulfur. Il sulfur dobbiamo andarlo a recuperare. Cioè, assolutissimamente. Nell'indicatore giallo il sulfur ce n'era un po'. Quindi, molto bene. Questo coso qua credo che sia una roba abnorme. Ma veramente abnorme. Allora, facciamo una roba. Innanzitutto andiamo a vedere se qua le alghe hanno iniziato a fare alte alghe. Eh sì. Cioè, qua vanno raccolte a go-go. Cioè, veramente. Già l'inventario quasi pieno. Però va bene. Olè, vai. Mamma mia. Alghe a go-go. E l'inventario pieno. Devo fare sicuramente. Devo fare sicuramente. Guardate quante ce ne sono. Devo fare sicuramente un armadio per le alghe. Ma poi. Questo. Che è abno. È una cosa abnorme. La possiamo collegare qua? Immagino di sì. No, invece. Non si aggancia qua. Sì, invece che si aggancia, guardate. Mamma mia, sto robo! Una roba incredibile. Abbiamo ancora energia. Vai, andiamo a vedere. 90,63 qua, l'energia 117. Allora, facciamo una cosa. Qua, dove c'è l'acqua, scarichiamo sta roba qua. Assolutissimamente. Beviamoci uno d'acqua. Mangiamoci uno di questi. Siamo tranquilli, usciamo, recuperiamo l'acqua, c'è tanto da fare, vedete? Questo gioco c'è sempre tantissimo da fare. Recuperiamo questo, vai, e a questo punto recupero dell'iron, giusto per dare un'idea di struttura, quella roba lì. Apriamone un po'. Ok, vediamo un'idea di struttura nel mentre. Eccola qua. Allora, vediamo un po'. Qua si collega, sembrerebbe di. Spero di sì. Spero di sì. Così. Sì, dai. Beh, sì, in realtà mi sarebbe piaciuto di più qua, però. Così. Ok, alla grande, poi mettiamone uno sotto qua. Serie. Vai, vai su un po'. Ma troppo. Allora, la costruzione. Io spero. Ecco, infatti. Io spero che la sistemino. Perché secondo me le costruzioni. Buono che si agganciano. Però. Cioè, guardate qua. Adesso dovrei fare qua. Perché qua dovrei fare questo. Poi salirci sopra. E poi fare questo. Però. Vedete che è difficile comunque prendere giusto la misura. Oh, la cavolo. Ecco, poi soprattutto guardate dove c'è l'acqua. Forse c'è lì la pietra. Sì, infatti è la pietra che non me lo fa piazzare. Sti cavoli. Vabbè, ci penserò off camera a fare qualcosa. Andiamo a vedere con la struttura. Perché non mi piace che galleggi in aria. In realtà è pure storta qua. Via, quindi via. Off camera faccio. Qualche con calma faccio. Tanto qua andando al 92 alla grande. Tra l'altro questo qua dovrebbe anche, sì, vedete, ci dà biomassa e ossigeno 1450, giusto per capire, l'ossigeno che ci dà, ad esempio, questa è 350, che è quella più grossa, questa 127, ma questi, ad esempio, ci dà 13. Cioè, questo ci dà un botto d'ossigeno, veramente un botto. Guardate qua. Bellissimo.
E qua abbiamo Open Biome T2. Wow. Dunque, immagino che questo adesso stia lavorando per darci qualcosa. Che cosa? La corteccia, Tree Bark. Molto interessante questa roba qua. Guardate qua che bello. Molto, molto bello, molto bello. Bisogna sistemare un attimo la base, ma sta uscendo alla grande. Qua siamo al 94 quasi per cento. Alla grande. Ora cosa facciamo? Grande puntata. Riusciamo a fare i bioplastic nugget? Tanto è silicio. Due mushroom, che forse probabilmente adesso potremmo anche avere. No, no, perché non le ho manco piantati. Bisogna fare i mushroom. I mushroom ci servono. Perché qua ne abbiamo solo due. Quindi in realtà questo potremmo anche farlo. Uno, silicio, lo prendiamo. Devo mettere anche delle luci dentro la base, eh. Inizia a essere un po' buietta in alcuni punti. E questo possiamo farlo. Però il problema è che per fare questo ce ne servono due, che poi ci dà 350 d'ossigeno, quindi è la biomassa. 0,6, qua non si legge la biomassa che fa. Dobbiamo metterlo così, 17. 17, non male. Questo non male, eh. Sempre punti in più che servono. Quindi a questo punto, visto che comunque abbiamo i semi di mushroom, non abbiamo i semi di mushroom? Ma com'è possibile? E finisco di recuperare le alghe. Ormai ci dovremmo quasi essere comunque, eh. Al 100% là. E poi sicuro, eccolo qua! Lake Water Collector! Amon, non è collection, è collector! Avevate ragione, e in effetti sono subito sistemato. Poi ho levato uno di questi che era sott'acqua e l'ho spostato. Ora andiamo a vedere qua. E allora, da Lakes a Moss! Cioè, e sta andando avanti, beh, discretamente più lento rispetto a prima, ma neanche tanto di più lento. Comunque, dobbiamo arrivare a Moss, quindi da Lakes a Moss. Altra cosa, tante altre cose da fare, amici, visto che abbiamo sbloccato anche questo, che servono il bioplastic nugget. Semi non ne abbiamo di mushroom, però cosa cavolo ci fa questo? Non lo so. Semi di mushroom non ne abbiamo, ma dobbiamo sicuramente andare a in qualche modo a recuperarli, quindi bisogna andare in esplorazione. Nella prossima puntata un bel po' di esplorazione, poi ovviamente aspetto i vostri commenti per andare a fare ulteriori cose. Anzi, andiamo a vedere prima di chiudere il biodome T2, che lì il cartello va sistemato. Magari questo lo giro al contrario adesso, non lo so, magari sposto questo, non lo so. Eccolo qua, infatti, Tree Bark. Perfetto, adesso con questi mi pare che nei commenti mi avete già scritto forse questo Tree Bark cosa fare, ma va bene, lo vedremo, però vi dico che da questo bellissimo pianeta, sta diventando un bellissimo pianeta, è tutto, ci vediamo al prossimo video dove andremo avanti da qua, mi raccomando supportate, ah, avete visto, ho fatto le fondamenta alla fine, mi raccomando supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie, da Amrush è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video, ciao a tutti!